Pietro, è una circostanza particolare perché tu sono due squadriche. Intanto ti chiedo se sei emozionato, poi ti voglio chiedere anche se ognuno che va in panchina lo sembra che ci porta del suo, ovviamente, al di là di quello che sono indicazioni in generale. Tu cosa vorresti chiederci di tuo in questa vita particolare, perché poi contro una squadra che ha dei valori assoluti, al di là di sia quello che si può risultare? Se così fosse, se io domani dovessi andare da primo allenatore in panchina, perché aspettiamo l'esito del ricorso del mister, per quanto riguarda l'emozione, immagino che sia un po' come tutti gli esordi, cominciata la partita credo che vada a scomparire. Ovviamente mi sento fortunato e privilegiato se mai dovessi andare in panchina. Per quanto riguarda il poter incidere su qualcosa, non credo che ci siano tanti allenatori bravi da poter incidere durante la gara. Magari tra primo e secondo tempo l'allenatore ha più facoltà di poter incidere. Quindi immagino che insomma le cose vadano come devono andare. Pietro, non è che quando sei stato chiamato in causa vada precedenti. Speriamo di continuare su quella strada. È un lavoro, quindi insomma ti ringrazio dell'assist che mi hai dato. Spero di portare fortuna come magari è stato nelle volte precedenti. Che partita avete preparato? La partita normale come tutte quante le altre, nel senso che sappiamo che abbiamo tanta strada da fare. E questa volta però incontriamo una blasonata che magari insomma sa di essere brava, però ancora si è calata poco nella realtà della Serie B, che è una realtà completamente diversa dalla Serie A. Partiamo dagli infortunati assenti disponibili, se puoi dare un'indicazione. Io, per quanto riguarda gli infortunati insomma anche della settimana scorsa, Ebau ha continuato a fare allenamento differenziato, Ardemagni ha fatto una parte con la squadra a parte differenziata, San Marco è rientrato, ha fatto una parte ieri con la squadra, quindi oggi il mister deciderà se portarli con il ritiro o meno, ma non credo che facciano parte della... E Ciulina? Ciulina ancora a parte, ancora, assolutamente non sarà vera. Diversi modi di gestire questa situazione, perché poi dopo se giochi bene e fai pochi punti puoi dare anche un'interpretazione diversa, cioè, e se gioco male quando li faccio i punti? Cioè gioco bene non faccio punti, gioco male molto probabilmente non li farò. No, si lavora cercando di essere consapevoli di quello che si sta facendo. Noi abbiamo intrapreso una strada difficile, perché comunque gli ostacoli ci sono e ci sono stati e ci saranno, però siamo convinti della volontà del progetto tecnico del mister e quindi siamo consapevoli che la strada da percorrere sia quella lì. I numeri, Pietro, sono sempre numeri. Catania, secondo te, è veramente in difficoltà, come hai detto, non sei ancora calata nella categoria, nel senso che c'è un'esperienza? Io dico che i numeri hanno la loro importanza, però è anche vero che siamo all'ottava del campionato. Il Catania è una squadra che ha diversi fortunati. Sì, è vero che una rosa che vuole ambire a vincere il campionato ha dei ricambi importanti, però averne 7, 8, 9 tutti insieme può diventare una problematica. Io conosco un po' l'ambiente di Catania e secondo me nelle difficoltà, se non hai un gruppo coeso, le difficoltà possono aumentare. L'intervento del presidente, andremo comunque in Serie A, è più paura o convinzione secondo te? Non ho idea, perché poi bisogna capire le dinamiche della società all'interno, non mi permetto di entrare in mezzo a queste cose qui. Però rischiano più loro che lo Spezia.
secondo te? Rischiamo uguale. Rischiamo uguale. Visto che tu sei un bastione della seconda, che peso specifico hanno i giovani in questa squadra e quanto possono dare? Io, guarda, proprio in merito di queste cose qui, io dico che i giovani stanno cercando di dare un qualcosa. Ovviamente sono ben supportati dai grandi e si sta creando un qualcosa di concreto. Cioè, vedere 2,97, 1,96, 1,95, 1,94 e 2,94 titolari sabato scorso a Vercelli, secondo me vuol dire tanto, vuol dire che se dovessimo raggiungere degli obiettivi c'è anche del buono sotto, cioè ci sono delle buone fondamenta. Ma questo a proposito per questa parola anche l'approccio sia di Acampa che garantia, diciamo, alla gara, visto che era nel suo ambiente. Credimi, è veramente frutto delle loro settimane. Sono due ragazzi splendidi che lavorano benissimo dal primo giorno, giocano, non giocano, non fanno una grinza e oggi poi dopo prendono i meriti. Perché? Perché lavorano benissimo. Un po' di emozione a essere allenatore, diciamo. Ma dicevo prima al tuo collega, se così fosse, se io domani dovessi andare in panchina, ovviamente immagino che sia un po' come tutti gli esordi. Io non so se sia emozione oppure orgoglio, privilegio, c'è un misto di, altrimenti passerei da bugiardo, c'è un misto di emozioni, di sensazioni, che secondo me che quando comincia la partita vanno a scomparire. È come lo stesso, perché ormai fa 5-2 quello che a me. Immagino che il mister vada avanti su questa strada qui, poi ovviamente oggi è l'ultimo allenamento e abbiamo lavorato su 2-3 cosine in base a quello che ha a disposizione, anche delle sue idee, domani deciderà come mettere in difesa. Adesso dato ci viene però a giocare, cioè, è entrato fresco, è a disposizione, potrebbe essere con la conferma di Valentino. Vediamo domani mattina. Ecco, so che non dovrei parlare, no? Chiaramente se nelle mie facoltà sì. No. Io mi aspetto che il pubblico ci dia un ulteriore aiuto, perché l'ha sempre fatto e mi sento di poter chiedere ulteriore aiuto, perché veramente vedendo lavorare i ragazzi, vedendo quanto ci tiene il mister e la società a creare, a ricreare un po' di entusiasmo che si è scemato negli anni, perché è evidente. Lo sappiamo, noi che siamo in Spezia le sappiamo queste cose qui. Io mi aspetto che il pubblico ci aiuti e sostenga questi ragazzi, perché mi sento veramente di chiedere queste cose qui, perché lavorano veramente bene, a prescindere dal risultato domenicale, che insomma quello lì poi del sabato dipende anche da altri fattori. Volevo chiederti un'ultima cosa, sì. E per ora hai fatto l'allenatore del giovanile, ci sono tutto qualche volta così, e diventare allenatore o no, ovviamente, quando sarà il momento dello Spezia o di una squadra effettivamente? Sto cercando di capire ancora cosa da fare da grande, no? E poi è un po' un viaggio, sinceramente. Mi piace tantissimo il calcio, questo è poco ma sicuro. E farlo in questa società mi rende orgoglioso. Ora ovviamente può sembrare anche poco carino, no? Fare il settore giovanile, lo staff tecnico della prima squadra, sembra che uno voglia stare un pochettino dappertutto. La cosa non è che mi faccia impazzire, sinceramente. Però credo che se la proprietà mi ha chiesto una cosa del genere, credo che abbia trovato una persona che abbia facoltà e responsabilità di fare queste cose qui. Non voglio altro in questo momento che aiutare il mister e la società a crescere. Poi per quanto mi riguarda personalmente, ovviamente a fine anno si decide se andare da una parte o dall'altra. Cioè o fare un discorso tecnico o fare un discorso di